Si può dire che questa sera si conclude una prima fase per il Pescara, quella diciamo ambiziosa che puntava al primo posto con forza e anche con la speranza di una squadra che sembrava aver dato dei segnali, oppure a qualcos'altro proprio. Se parlassimo di primo posto adesso saremmo poco credibili, già stiamo perdendo tanta credibilità. Io sono il responsabile di questo gruppo, quindi non mi sottraggo né alle mie responsabilità e neanche al fatto di essere il primo a capire che qualche difficoltà ci abbiamo, non tanto in quello che facciamo dal punto di vista dell'espressione del gioco. Questa è stata una partita anomala, chiaro che se tu rincorri sempre non chiudi il risultato, perché questo ci è capitato di fare, e non ci caliamo nella realtà tutti quanti agonistica della gara, poi succede quello che è successo alla fine. Abbiamo pareggiato una partita, ma andare a raccontare che non la dovevamo pareggiare, che la dovevamo vincere per quello che le squadre hanno fatto in campo, non serve proprio a nulla. La realtà è quello che abbiamo descritto, che è la partita l'abbiamo fatta bene per tanti momenti, e poi sicuramente chi è entrato non si è calato subito, diciamo così, nella realtà della gara, e abbiamo commesso un errore in cui ci hanno pareggiato la partita, ma prima ne avevamo fatti tanti altri. Primo posto, ma di che parliamo? Adesso dobbiamo soltanto pedalare. Io non mi sottraggo, ripeto, alle mie responsabilità, sono la guida di questo gruppo, sono fortemente deluso, chiedo scusa a tutti, ma io non mollo, questo è poco ma sicuro. Questa è una squadra che deve migliorare alcune cose, ma che purtroppo sono ripetitive. Però adesso parliamo di primo posto, poi ci attacchiamo all'arbitro, non è il momento. L'arbitro ha fatto una buonissima gara, altre volte non ci è successo e quindi mi è capitato di dirlo, io non mi attacco a nulla. Abbiamo sbagliato noi, abbiamo sbagliato l'atteggiamento, abbiamo sbagliato non chiudere le partite, abbiamo sbagliato perché andiamo alla ricerca di gesti tecnici sciocchi, colpi di tacco eccetera, dove perdiamo la palla, e invece dobbiamo essere consistenti e pratici. La squadra ha giocato, ma chi lo andiamo a raccontare? Non serve andare a raccontare, perché poi serve veramente a poco. Mister Beck lavora tutti i giorni con questa squadra, qual è il problema di questo Pescara? Perché dall'esterno si vede anche che c'è un po' poca serenità nella squadra nell'arco dei 90 minuti, molta frenesia in alcune giocate, insomma anche oggi, anche nell'occasione del gol, la difesa insomma era discretamente piazzata, però poi il gol alla fine è arrivato. La difesa era piazzata, il gol è arrivato, facciamo dei gesti tecnici che non dobbiamo fare. Paura non direi, qualcuno che non ha un grande spessore mentale può andare nella negatività, però complessivamente Memusciai non ha nessuna paura, il giocatore che con le sue caratteristiche ha anche spessore agonistico, Pompetti, Drudi, Ingrosso, Cancellotti, anche Enzita, Rizzo, Ferrari, Galano che ha fatto una buona partita anche se era stanco. Non abbiamo paure, perché se avessimo avuto paura, non avessimo idee, non avremmo fatto prima dei cambi quei 20 minuti, 25 minuti del secondo tempo in cui abbiamo avuto tante volte la possibilità di chiuderla la partita senza mai rischiare niente alla fine. Qual è? Le partite si chiudono e quando si difende con un altro atteggiamento, però... Ecco mister, alla luce di questo pareggio dove arrivano i meriti del Teramo e i demeriti del Pescara? Ma il Teramo ha giocato la partita che doveva giocare, però ha subito anche 10 break importanti, perché il Teramo ha giocato la partita che doveva giocare, ha capitalizzato, ha sfruttato tutto, siamo riusciti a dargli anche una situazione su una palla a gol, sul palo che hanno colpito, su una situazione di calcio d'angolo, ma noi abbiamo sciupato tantissimo, l'abbiamo tenuto in partita. È chiaro che se tu la partita la chiudi questo non sarebbe avvenuto, però ripeto, parlare serve veramente a poco. La partita l'avete vista, a me non mi va neanche di dire che né che abbiamo giocato una gara in cui meritavamo di più, no, sono più i nostri demeriti che i nostri meriti, e neanche l'arbitro su quella situazione in cui l'episodio del fallo di mano di Arrigoni che io non ho visto, l'arbitro ha fatto una buona gara. Mister, buonasera, ormai sono diverse settimane
che la squadra alterna delle bellissime occasioni di gioco a dei momenti di buio. Ma come mai? Cioè, possibile che i giocatori che lei ha elencato sono tutti giocatori, non c'è parere, addirittura di categoria superiore. Ma possibile mai che nel vantaggio e nel psicologico non riusciamo più a... Cioè, questo è proprio... perché non parliamo più di giocatori, perché i giocatori hanno ragione me, su quello che dice. Io proprio parlo di testa. Cioè, i giocatori che hanno... Non sono ragazzi, sono giocatori fatti, finiti. C'erano Pompetti, Memusciai, Ingrosso, anche in Zita, se non ricordo male, ammoniti. Abbiamo fatto dei cambi, ma noi per 20 minuti, 25 minuti, anche nel secondo tempo, oltre che il primo, abbiamo avuto il grande demerito di non chiuderla la partita, ma veramente abbiamo fatto tantissime palle gol, alcuni episodi sfortunati, rimpallati sulla linea di porta con tiri a colpo sicuro, sì, ma... Non serve dirlo, perché veramente non serve. Una domanda flessibile. Ci dice i gatti? Io non è per gusto di polemica. I cambi. Glielo spiego. Ferrari era un po' stanco, perché poi Ferrari lo conosco bene. La partita in quel momento, quando ripartivamo, si giocava su spazi aperti. Ho preferito le caratteristiche di un giocatore con più gamba, di De Marchi, questa è l'intenzione, poi quello che è avvenuto è un'altra cosa. Memusciai, anche lui era un po' stanco, ammonito, c'era anche Pompetti ammonito, se non metti dentro un centrocampista, in quel momento con due centrocampisti ammoniti mancano 20 minuti, 25 minuti, è normale che ci si cautela mettendo gente fresca e togliendo qualcuno. Queste sono state le valutazioni. Nel caso di Frascatore, un giocatore che ha un po' più di spessore difensivo rispetto a Anzita, solo per gestire delle traiettorie che potevano essere potenzialmente pericolose, invece così non è stato. Le intenzioni sono una cosa, poi dopo quello che è successo è un'altra cosa. Però io non voglio condannare nessuno, però è chiaro che abbiamo perso in uscita una palla maldestramente, anche se eravamo comunque piazzati. Galano anche lui era un po' stanco, ha fatto una buonissima partita, anche lui era un po' stanco, mancavano 18-20 minuti alla fine. Però ha fatto una grande partita. Aveva fatto una buonissima partita, lo so, ma capito, ma questo col senno di poi. Era soltanto un po' stanco, me ne sono accorto alla panchina, e quindi poi è entrato dentro Clemenza, che è un giocatore di pari livello. Poi se poi gli effetti sono diversi, questo uno lo sa dopo. Mister, siete usciti tra i fischi assordanti del pubblico, e io credo che in questa squadra la parola d'ordine è abbastanza chiara, c'è cioè presunzione, ci cioè sono giocatori che sono, come diceva giustamente lei, forse di categoria superiore, però hanno la presunzione di poter di pensare di poter essere forti in questo campionato, e invece poi al momento del dunque non si sono mai presi la responsabilità. Lei vuol dire Menusciani, vuol dire Galano, però poi oggettivamente Sorrentino fa un miracolo, prende il palo al termo e quante volte abbiamo calciato in porta. Proprio forse anche questo, perché possiamo dire tutto quanto quello che ci pare, ma noi vado a prendere l'occasione, quante palle abbiamo fatto il portiere del termo. Sì, è vero, però l'ha visto pure lei che abbiamo tirato 30 volte in porta, ma non da 30 metri, anche da dentro l'aria. Quindi, lo so, non siamo stati poco precisi, però cioè è inutile. Inutile. Ma no, ma mia colpa, quando si sbaglia nessuno lo fa apposta. Io sintetizzo il discorso, perché poi io sono. Cioè il pubblico è l'idea oggi. Ho detto prima, io sono il responsabile di questo gruppo, non mi nascondo dietro a nulla, perché non mi nascondo dietro a nulla, non mi piace neanche nascondermi. Stiamo facendo tutte figure di... A me non mi va di perdere la credibilità, mi sento il primo responsabile, però è chiaro che dobbiamo sistemarle le cose, questo è poco ma sicuro, o ricorrere all'aspetto caratteriale, sì, a chi è caratterialmente più forte, agonisticamente più forte, sì. Queste partite ci stanno dicendo questo, ma poi ripeto, arbitro non arbitro, se non chiudi le partite poi può succedere quello che è successo purtroppo.